Ciao a tutti orchetti, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un nuovissimo super money glitch urgente per duplicare qualsiasi auto e qualsiasi veicolo davvero velocemente. Money glitch davvero facile, davvero un super money glitch. Quindi mi raccomando orchetti, devastate e bombardate questo video di pollice in su. Grazie a tutti quelli che lo faranno e iniziamo subito! Per eseguire questo money glitch dovete essere in una sessione solo a inviti, dovete avere un qualsiasi garage con all'interno l'auto o il veicolo che volete duplicare. Quello che vi consiglio è di duplicare auto Lowrider modificata al massimo all'officina di Bennis, perché oltre ad avere più valore quando le si vanno a vendere, molte auto di lusso e molti veicoli se duplicati ve li farà vendere ad un prezzo massimo di $200,000, il che è davvero poco, o addirittura non ve li farà nemmeno vendere. Non importa che l'auto o il veicolo che state duplicando ha la targa personalizzata, il money glitch funzionerà ugualmente. Nel caso dovreste duplicare più di una volta l'auto o il veicolo, dovete avere qualche slot libero all'interno del garage. Poi dovete avere il centro operativo mobile con il deposito veicolo personale al suo interno, e all'interno del COM ci dovrà essere una LG RH8 acquistabile a costo zero sul sito Legendary Motorsport. E ricordatevi bene la targa della LG RH8 che avete all'interno del COM, perché quella targa poi sarà la targa della versione duplicata dell'auto o del veicolo. Nel mio caso la targa della LG RH8 all'interno del COM è 69MAH854. Poi vi servirà un amico, e anche il vostro amico dovrà possedere il centro operativo mobile con al suo interno il deposito veicolo personale. Entrambi i centri operativo mobile dovranno essere parcheggiati vicini, come state vedendo nel video, e il vostro amico all'interno del suo COM dovrà avere una qualsiasi auto o un qualsiasi veicolo. Nel mio caso l'amico che mi ha aiutato ha utilizzato la LG RH8. State tranquilli che l'auto o il veicolo che il vostro amico utilizzerà per aiutarvi non la perderà, perciò proprio per questo motivo potrà utilizzare qualsiasi auto e qualsiasi veicolo senza problemi. La prima cosa che dovete fare è entrare all'interno del garage che state utilizzando per eseguire il money glitch. Dovete salire sull'auto o il veicolo che volete duplicare, dovete uscire dal garage e dovete parcheggiare l'auto o il veicolo non troppo lontano e non troppo vicino ad entrambi i centri operativo mobile. A questo punto l'amico che vi sta aiutando dovrà uscire dal COM con la sua auto o il suo veicolo. Fatto ciò, voi dovete salire sull'auto o sul veicolo del vostro amico al posto del passeggero, e il vostro amico dovrà posizionarsi con la sua auto o il suo veicolo davanti al suo centro operativo mobile. Non dovrà posizionarsi troppo vicino alle rimorchie del suo centro operativo mobile, ma dovrà posizionarsi il più lontano possibile dalle rimorchie del centro operativo mobile, facendo in modo che in alto a sinistra avrà l'opzione premi freccia destra per lasciare il veicolo al deposito del centro operativo mobile, e dovrà posizionarsi un po' spostato verso sinistra a fianco del suo centro operativo mobile. A questo punto il vostro amico dovrà selezionare le granate e dovrà lanciare due granate davanti precisamente alla sinistra del centro operativo mobile, e appena la seconda granata toccherà terra, quindi prima che esploderà, dovrà premere freccia destra e subito dopo opzione, e dovrà premere questi tasti veramente molto velocemente, freccia destra e option. Se l'amico che vi sta aiutando avrà eseguito correttamente questo passaggio, a voi che state duplicando l'auto o il veicolo vi comparirà una schermata nera che scomparirà subito, e subito dopo il personaggio uscirà dall'auto o dal veicolo del vostro amico e sarà completamente invisibile e la minimappa sarà buggata. A questo punto velocemente voi che state eseguendo il money glitch dovete salire sull'auto o il veicolo che state duplicando, e l'amico che vi sta aiutando dovrà velocemente entrare all'interno del suo centro operativo mobile con l'auto o il veicolo che ha utilizzato per aiutarvi nel passaggio precedente, e appena sarà all'interno del COM dovrà aprire il menu di pausa e trovare una nuova sessione. Facendo ciò il vostro amico abbandonerà la sessione, e appena il vostro amico avrà abbandonato la sessione e a voi che state eseguendo il money glitch comparirà una schermata nera e subito dopo vi farà spawnare sull'auto o sul veicolo che stavate duplicando, perché in questo momento l'auto o il veicolo si sarà duplicato. Infatti, come ben potete vedere, se il money glitch sarà uscito correttamente, l'auto o il veicolo avrà la targa della LG RH8 che avevate parcheggiata all'interno del COM
prima di eseguire il money glitch. A questo punto, come ultima cosa, dovete parcheggiare l'auto o il veicolo all'interno del centro operativo mobile per salvare la duplicazione. Fatto ciò, potete scegliere se continuare a duplicare auto o veicoli, parcheggiando l'auto o il veicolo duplicato all'interno di un garage con posti liberi, oppure vendere subito l'auto o il veicolo duplicato. In questo money glitch c'è il bypass, ovvero che non dovete aspettare i 45 minuti per poter vendere altre auto o altri veicoli, ma potete venderli di fila, uno dopo l'altro. Però nonostante ci sia il bypass, vi consiglio di non esagerare a vendere le auto e i veicoli duplicati nel giro di poco tempo, in quanto Rockstar potrebbe bloccarvi le vendite. Quindi niente ragazzi, questo è il money glitch, davvero un money glitch molto semplice, molto easy e veloce da fare. Vi consiglio di affrettarvi a fare questo money glitch prima che venga patchato. Quando il money glitch verrà patchato non funzionerà più, lo scriverò nei commenti e bloccherò il commento in alto, così che il commento sarà visibile a tutti. Prima di concludere il video volevo ringraziare Domenico che mi ha aiutato ad eseguire il money glitch. Lascerò il link del suo canale nella descrizione sotto questo video, se volete passateci. Quindi mi raccomando, devastate e bombardate questo video di pollice in su, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video. E da Orcover è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!